Grazie Presidente, voteremo a favore di questa mozione e volevo fare alcune precisazioni rispetto anche ad alcuni interventi che sono stati fatti in quest'Aula sul punto. La mozione non fornisce una individuazione precisa di quello che dovrà essere la tipologia di ente, se vogliamo. E quindi rispetto alle categorie, no, che sono riconosciute all'interno della nostra carta costituzionale, ovviamente trova dei punti di connessione con quello che sono attualmente oltre che gli enti con potestà regolamentare, anche quelli che hanno una potestà legislativa, e oggi questi enti sono ovviamente lo Stato e la Regione e le Regioni, quindi di conseguenza, in termine tecnico, in un certo senso, comunque quei soggetti, ecco, che in questo momento all'interno dell'articolazione, insomma, della nostra Repubblica hanno appunto la possibilità quindi di legiferare. E la possibilità di legiferare è effettivamente, in tema di gerarchia delle fonti, uno degli strumenti principali che consente poi all'amministrazione effettivamente di poter avere, o comunque alla città di Roma, un'ampia autonomia per le materie e per le funzioni. Quindi certamente il dibattito sull'attuazione dell'attuale 114 della Costituzione, che però è già stato fatto in quest'Aula, è un punto. Questo che oggi stiamo discutendo è un punto, parallelo, ma non lo vedo sovrapposto, al massimo è integrativo, o forse addirittura potrebbe anche essere il nodo principale che poi potrà portare la città di Roma ad avere, una maggiore autonomia. Quindi, concludendo, è evidente che in questa mozione non si parla neppure necessariamente della trasformazione di Roma immediatamente come una regione, ma individua Roma come ente territoriale con potestà legislativa e regolamentare per materie e funzioni precise, ovviamente rinviando poi a una legge costituzionale o comunque ad altri atti, insomma, le precisazioni di questo. È ovvio che l'Aula può formulare soltanto un indirizzo, anche perché correttamente c'è un principio anche di leale collaborazione tra istituzioni, ma soprattutto anche di perimetri, di competenze, e quindi è corretto che poi sia il Parlamento a legiferare e a individuare, meglio, sulla base di tutti i dibattiti, di tutte le valutazioni delle forze politiche, quale potrà essere la forma, non solo di governo, ma quale potrà essere effettivamente la tipologia di ente a cui ricondurre la città di Roma. Anche il dibattito, ovviamente, sull'estensione territoriale, che all'interno di questa mozione, non viene, appunto, individuato, proprio per lasciare la possibilità al Parlamento di ragionare e di riflettere su quello che potrà essere, il campo più opportuno di individuazione e di delimitazione della città. Non entra nel merito, anche del tema delle regioni o delle macroregioni, o dello svuotamento o meno, di queste competenze, ma cerca di rafforzare il tema del percorso dell'ordinamento di Roma Capitale, dicendo: Roma deve effettivamente avere un nuovo ordinamento. Questo nuovo ordinamento deve passare attraverso una revisione della Carta Costituzionale per poter conferire una potestà legislativa. Poi, ovviamente, le valutazioni conseguenti che potranno, portare il Parlamento a valutare tutta una serie di correttivi, queste potranno sicuramente essere oggetto di successivi dibattiti, ma credo che, non essendo mai stato, approntato un indirizzo preciso su questo tipo dall'Assemblea, credo che, abbiamo creduto anche con gli altri colleghi che fosse corretto, sottoporlo all'Assemblea capitolina, discuterlo, e speriamo ovviamente approvarlo. Quindi il voto sarà favorevole. Grazie.